Ciao amici di Motorbox, siamo ancora al Salone di Parigi 2022. Abbiamo chiesto gentilmente al presidente Macron, che era qua presente allo stand Renault, di lasciarci un po' di spazio così che potessimo mostrarvi la Renault Forever Trophy, che è la riedizione in chiave elettrica della storica Renault 4 e che anticipa un SUV di segmento B che arriverà presto e che ovviamente, come potete immaginare, sarà elettrico sull'onda della Renaulution di Renault. Anche se il prototipo è molto particolare, molto insomma, aggressivo, molto prototiposo e molto trophy, quindi con tanti dettagli che richiamano i rally, si notano comunque un po' di caratteristiche che riprendono la storica auto che ha contribuito alla motorizzazione di massa in Francia e non solo tra gli anni 60 e gli anni 90. Innanzitutto la silhouette complessiva, la linea diciamo così di taglio della vettura si riconosce proprio quella della classica Renault 4 di sempre. Anche il terzo finestrino, quello illuminato là dietro, di forma trapezoidale, insomma, era uno dei modelli presenti sulla Renault 4. All'anteriore le fiancate sono spoglie, sono prive di elementi ottici particolari, ma richiamano comunque nella mascherina con i due fari tondi che integra la calandra quella della Renault 4 originale. Il resto della linea, insomma, come vedete è un prototipo da fiera, le ruote e i cerchioni sono assolutamente futuristici e lontani da qualunque idea di modello di produzione di serie. Però diciamo, nell'ambito della Renaulution di Renault, anche Renault 4 tornerà, sarà un SUV, un crossover di segmento B, naturalmente elettrico. Noi non abbiamo modo di, anche se vorremmo tantissimo, entrare e guardarla dentro com'è fatta, cercheremo di scoprirla nei prossimi mesi. Intanto vi salutiamo dal Salone di Parigi, mi raccomando fateci sapere qui sotto cosa ne pensate, se vi piace la rivisitazione in chiave elettrica della storica Renault 4, e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!